Buongiorno, vi parlo dell'iniziativa Scuola di Alta Formazione sulla Gestione dei Sistemi Idrici che stiamo completando. Oggi è il terzo giorno di questa scuola qui a Ravenna nell'ambito di Labelab. Abbiamo deciso di partire con questa scuola per rispondere all'esigenza dei gestori delle reti idriche e della loro esigenza di aumentare l'efficienza e l'efficacia nella gestione. Noi sappiamo quanto bisogno c'è di rendere più efficienti i nostri sistemi idrici e quindi abbiamo creato un percorso che, partendo dalla descrizione delle esigenze tecniche, ha individuato le metodologie migliori per individuare le criticità e le tecnologie più adatte, in modo che i gestori possano costruirsi la loro ricetta ideale in base alla loro situazione. Quindi parliamo di analisi delle performance, parliamo di bilanci idrici, gestione delle pressioni, tecnologie di riduzione delle perdite, analisi delle performance dei contatori, efficienza energetica, come migliorarla, tecnologie di riabilitazione e di asset management che diventano importanti visto che i nostri asset tendono a invecchiare, quindi avere una politica attiva di gestione, e poi tutti quegli strumenti anche economici, finanziari, a supporto dell'innovazione, che consentono di avviare questo percorso con una grande attenzione al rientro dell'investimento e a usufruire di tutti quegli strumenti che tradizionalmente magari non sono a conoscenza dei gestori e che invece possono consentirci di partire un ciclo virtuoso, di far partire un ciclo virtuoso col minimo esborso economico iniziale. Poi lo stesso progresso, l'ottenimento dei risultati, alimenta di per sé il ciclo virtuoso e stabilizza le performance nel tempo. Abbiamo la partecipazione di circa 50 esperti, tecnici esperti dei vari utility, che sono venuti qui a approfondire questi temi insieme, oltre che a me, a un gruppo di 20 relatori, di cui 5 esperti internazionali sui temi dell'efficienza energetica, dell'asset management, del controllo delle reti. E abbiamo quindi costruito questo percorso anche in collaborazione con le università di Ferrara e di Perugia e col Danish Hydraulic Institute. Siamo al terzo giorno, abbiamo una grandissima partecipazione, grande dialogo in aula, discussione di casi di studio, quindi sono particolarmente soddisfatto di come sta andando, e questo ci darà anche degli input importanti per realizzare altri eventi nelle prossime edizioni di Labelab. Grazie.